Ciao ragazzi, oggi iniziamo una nuova rubrica. Tantissimi mi hanno chiesto di fare magari dei groove, dei feel dedicati magari a grandi batteristi. Allora ho pensato di fare ciò, partendo però praticamente da un po' lontano, un po' datati, che sono quelli che si sentono magari meno, magari i giovani non hanno idea di che cosa veniva suonato e quali potevano essere le idee per poter muovere questo. Oggi vi parlerò veramente di Omar Hakim, lo stile di Omar Hakim, inconfondibile, anche lui uno tra i grandi batteristi, no? Il ritmo che farò è una song particolare, no? Con il Weather Report. L'anno, pensate, è 1983. La song si chiama Molasses Run. Ok, l'album è sempre del Weather Report, era Procession, un album un po' meno conosciuto dal pubblico amante dei Weather Report, ma io penso questo molto interessante, per me è stato invece un album molto significativo. Bene, adesso vi farò sentire subito questo groove interessante, robe corte ma fatte bene, con un bel fill iniziale, cortissimo, di due quarti, ma molto interessante. La velocità è 123 circa. Bene, adesso ripeteremo questo groove più lentamente. State sempre molto attenti, è molto importante per questo suono l'up e down. Abbastanza marcato, perché rende più fluido questo tipo di groove e più lo stile di Omar Hakim. Bene, vi vorrei far sentire adesso una leggera reinterpretazione, ma poca roba, praticamente non avere la costanza e la costante del Charleston Omar Hakim, ma un po' più spezzettato in modo moderno, utilizzando sempre la stessa divisione che qui ha suonato Omar. Bene, adesso vi faccio la stessa versione molto più lenta.
Bene ragazzi, anche questa lezione è terminata, però una cosa devo dirvi, mi raccomando, ascoltate questa song, andate a sentirla, probabilmente in basso troverete il link della song di Omar Hakim. E andate a sentire, lasciatevi andare e cominciate a vedere come poter ascoltare del buon ritmo e della buona musica dei grandi maestri. Ciao a tutti, alla prossima!